Abbiamo una missione da portare a termine, ragazzi, ovvero quella di salvare questo Ravenna a prescindere da quello che sarà il nostro futuro nella panchina a fine stagione. Benvenuti a tutti, FFM 2021. Dunque, passiamo subito alla nostra game cam. Mi raccomando, prima di cominciare, però sempre un bel commento, un like, una condivisione, un'iscrizione per supportare il canale. Benissimo, possiamo partire. Dai, andiamo che siamo belli carichi. Allora, oggi, oltre alla Roma, che vedete già qua in sovraimpressione, andremo a sfidare il Torino in casa e l'Inter in trasferta. Quindi un episodio quasi impossibile se non fosse per il Torino, dove cercheremo di fare almeno 3 punti. Allora, vediamo un po'. La Roma arriverà tra una settimana, quindi noi siamo in classifica esattamente dove siamo in classifica 26. Siamo più 5, però, che è un minimo cuscinetto di tranquillità che può farci affrontare queste due sfide contro Roma e contro Inter, anche con una bella sconfitta, purtroppo, perché è quello che succederà, lo sappiamo tutti, però ci proviamo lo stesso, quindi cercheremo di far risultato contro il Torino. Sarà importantissimo non perdere. Noi ci vediamo, ragazzi, non appena ci saranno le formazioni per... siamo in casa, no, siamo in trasferta, per Roma, Ravenna. Eccoci qua, ragazzi, meno male si era saccata la registrazione. Grazie a Dio me ne sono accorto in tempo, perché stavo per perdere anche questo episodio. Meno male che ormai ho l'esperienza e me ne sono accorto. Dunque, siamo già dentro la partita, purtroppo, perché nel frattempo ero andato avanti. Ho parlato per un'ora senza alcun motivo. Comunque, poi vi darò tutte le varie novità appena finisce la partita. Intanto concentriamoci sul match. Nessuno si aspetta un risultato positivo, andate là fuori e vedete quello che potete fare. Insomma, quello che viene viene, ecco, va. Oh, diciamocela tutta. Ecco, c'è pure l'acqua qua, che già sento un po' di secchezza delle fauci. Sì, ne approfitto anche per una bella bevutina. La Roma ovviamente sta attaccando, 3 tiri, 2. La nostra mentalità è prudente, siamo in trasferta all'Olimpico. Purtroppo non è PES questo, se no qualche possibilità l'avremmo anche potuta avere. Cerbara è già stava. Sto Cerbara non sempre sta, anche Petriccione. Ma che fanno? Ma posso che fa due cambi già... Non li posso fare, giusto? Vabbè, esci per favore. Torna alla partita, grazie. Annulla. Oh, 0-0 per me va benissimo. Gioco, non chiedo alcunché. Come mai fisicamente siamo... Attenzione, Rodriguez. Oh, credo fosse... È perché le maglie sono simili. Credo fosse il Ravenna avanti. Però ovviamente siamo trasferti. Vabbè, ci siamo capiti. Ok, intanto il primo tempo passa. Zitto. Sono felice della prestazione, continuate così. Andremo a fare subito 2 cambi, perché non capisco il perché, sono già tutti distrutti. Allora, possiamo togliere sicuramente Cerbar, mettiamo il buon Galano. E poi perlomeno anche Petriccione e mettiamo Valoti. Ok, perfetto, conferma sostituzione. Serve freschezza in mezzo al campo, ecco alla Mattiello. Te pareva. Cristante, Pellegrini, Kumbulla, ancora per Pellegrini, Rodriguez sulla fascia sinistra può avanzare, va Galano a chiudere però non riesce, ovviamente torna, niente, poteva mettere una gamba, Rodriguez ancora, Belmonte, occhio che si è ammonito, te prego, Cristante, Pellegrini, occhio a Belmonte ancora, bravo Armini che spazza, niente, potevamo partire in contropiede, sarebbe stato troppo romantico, effettivamente, Pellegrini, Tonghia tutto solo, bravo, bravissimo Jungdahl, stupisce tutti con una parata. Maguire è stanco di far entrare Maldini, lui dice, aspetta perché c'è anche Belmonte ammonito là in mezzo al campo, non mi convince tantissimo. E domandiamo di più intanto alla squadra, vediamo se Valoti riusciamo, niente, non si può. Quello che ho sempre detto è questo, ragazzi, che quando incontriamo le grandi non si può costruire in azione, non si può fare un tiro, mai. Vabbè, Diawara. Senti, vediamo se sto gol. Tanto via il dente, via il dolore. Arroyo all'indietro per Areola. Kumbulla. Gli do pure un'altra bevuta gratis. Bevo ormai per dimenticare. Rodriguez ancora. Attenzione, Belmonte. Cristante in mezzo. Mamma mia, che culo. Allora, ragazzi, so che è più stanco. Però Belmonte sta soffrendo troppo il fatto di essere ammonito, secondo me, quindi io lo andrei a cambiare, mettiamo a Bordin proprio per lui, perlomeno non rischiamo di andare a giocare in 10, anche perché mancano comunque 20 minuti, quindi possiamo sperare di farcela, eccola, perfetto, Rabbi allontana,
Araujo. Studia il piazzamento, un bel contropiede. No, eh. Areola, Kumbulla. All'indietro ancora. Araujo. Diawara. Il lancio sulla sinistra per Rodriguez, che è tutto solo, proprio una prateria australiana davanti. Cristante, Rodriguez. No, rigore no, te prego. Era fuori, arbitro, era fuorissimo, arbitro, dai, era punizione netta questa. Arbitro? Aspetta, va, andiamo più veloce, se no qua, dov'è? Eccolo qui. Dai. Punizione, netto. Niente rigore, ebbè, ma era chiaro, ragazzi, era chiaro. Era chiarissimo, Pellegrini, punizione, Diawara. Vabbè, Ljungdahl, va bene, va bene, va bene, va bene. 81esimo, ancora un'azione. Niente, devono segnare per forza, dai, tanto lo sappiamo. Blanchard in mezzo. Oh, però stiamo tenendo, Rodriguez, Blanchard, ancora Rodriguez in mezzo, Pellegrini. Aspetta, perché mancano 9 minuti, volendo, no? Io direi che possiamo perdere tempo. Ci abbassiamo un po', perché, ragazzi, è un peccato andare a sprecare questo 0-0 che sarebbe oro, volendo. Quindi io li abbasso come centrocampista laterale di supporto, questo ala, sempre, anzi no, centrocampista laterale di supporto, proprio ci abbassiamo, andiamo a soffrire ormai gli ultimi 7 minuti, 8 minuti, quello che è, sperando, tanto se devono segnare segnano uguale. Certo, noi proprio una prestazione indegna, zero tiri, nulla assoluto, loro 18, un po' rubacchiata questo pareggio che arriva. Bello, bello, un bel pareggio che vale oro, ragazzi. Un pareggio che vale oro. Brava la difesa, mani sui fianchi, ben fatto. Abbiamo evitato la sconfitta e non se l'aspettava nessuno. Il primo io. Chi cazzo non se l'aspettava che andiamo a evitare la sconfitta contro la Roma? Benissimo, benissimo, benissimo. Un grande risultato. Oh, bello. Anche perché adesso c'è il Torino, poi contro l'Inter che sta lottando per lo scudetto. Credo che lì sia sconfitta assicurata. Quindi un pareggio che, anzi un punto super mega inaspettato, che ci dà anche un bel po' di morale per andare ad affrontare il Torino nel modo giusto e più corretto. Prima però di avviarci verso la partita contro il Granata, vi do ufficialmente la notizia che l'anno prossimo saremo l'allenatore del Sassuolo, ragazzi. È perché a molti di voi è piaciuta l'idea del Sassuolo, molti di voi me l'hanno consigliato. Semplicemente, signori miei, come avevo già detto a inizio serie, non farò una serie uguale, identica a quella già vissuta con il Catania l'anno scorso, ma cambieremo spesso quest'anno squadra. Quindi una volta raggiunti i nostri obiettivi, per esempio con il Ravenna era quello di arrivare in Serie A, cambiamo squadra. Ora porremo anche un obiettivo con il Sassuolo, una volta raggiunto cambieremo squadra. Faremo una carriera un po' più incentrata sull'allenatore piuttosto che sulle squadre che andiamo ad allenare. Anche perché comunque il Sassuolo è sempre una squadra piccola, tra virgolette, non ha mai vinto nulla. È una squadra anche molto simpatica, secondo me, e possiamo andare a fare bene. Andremo a porci un obiettivo anche col Sassuolo, che credo che sia quello di arrivare almeno quarti in Champions League e farci i gironi di Champions. Quindi andremo a costruire anche una bella squadra, possiamo essere più attivi sul mercato, possiamo sperare di fare il colpaccio. Insomma, ci sono tanti lati positivi del andare ad allenare il Sassuolo, nonostante comunque il nostro cuore resterà sempre e comunque con il Ravenna. Quindi detto questo, ragazzi, spero che vi possa piacere, mi raccomando fatemelo sapere magari qua sotto nei commenti qualora vi piacesse. Secondo me si può far bene anche con il Sassuolo e può essere una carriera molto appassionante, interessante, accattivante, diciamo tutto ante, anche con il Sassuolo. Quindi una volta che siamo qua, ragazzi, scrivetelo nei commenti, noi ci vediamo non appena saremo pronti con le formazioni per Ravenna-Torino. Allora, ladies and gentlemen, ma siamo pronti ad affrontare il Torino in quella che sarà uno scontro salvezza, forse il più importante della stagione. Quindi dobbiamo essere belli concentrati, dobbiamo essere belli carichi, perché gli ultimi purtroppo li abbiamo persi malamente. Mi avete consigliato anche di osare un po' di più contro queste formazioni con la mentalità, quindi ci sposteremo con una mentalità positiva sperando di non fare eccessivamente danni. Allora, prima di andare, io toglierei subito Cerbara perché abbiamo capito che fisicamente non è cosa, proprio non è al top. Proviamo Ricci qui sulla destra. Per il resto il centrocampo mi sembra a posto. Maguire è altrettanto troppo stanco. Proviamo di nuovo Colombo. Sì, Pecorino 4-7 settimane, perfetto, un mese e due mesi per il buon Pecorino che è ancora ai box.
Basta, siamo pronti. Direi che siamo pronti. Sì, confermo la formazione e andiamo avanti. Stacchiamo la nostra musica, vediamo poi si fa a schierare il Torino e soprattutto chi è l'allenatore del Granata. Il buon... ammazza, oh, Niko Kovac, ex CT della Croazia. Allora, agite le braccia. Il Torino ha perso tutte le ultime 6 partite. Vogliamo fargli continuare questo trend negativo, cazzo cazzo. È proprio facilissimo da capire. Vediamo chi è, come si va a schierare. Con un... giochiamo a specchio praticamente. Un 4-3-3 a specchio. Con Cataldi che è la stella, diciamo, il capocannoniere, quello che sia. Dai ragazzi, forza. Importantissimo questo match. È subito infatti il Ravenna con Mattiello in avanti. Petriccione in mezzo. Dov'è? Vabbè, continua. Petriccione. Niente. Mamma mia, meno male, guarda, perché ogni santa volta non si può fare un'azione che subito deve trasformarsi in azione offensiva per gli altri. Cataldi la mette in mezzo, Belotti non ci arriva. Dai, su, su ragazzi, non cominciamo, eh. Almeno questa fatemela vincere, vi prego. Vi supplico. Domanda di più, Cataldi, ancora il Torino in avanti. Ecco, perfetto, Nada la mette alta. Il Ravenna sta attraversando un periodo un po' buio, ancora. Again, Cataldi. Che te pareva. Il classico tiro della domenica. Come al solito. Saltalo, va, salta, per carità di Dio, salta, rimprovera, rimprovera tutti. Vai prego, ragazzi, ma neanche un tiro col Torino, ma è possibile mai? Ma non c'è mai una continuità, non c'è mai un senso. Petriccione in mezzo, Colombo, e dai, su, forza, porca miseria, ma è possibile? Oh. Bravo Colombino, meno male che è tornato. Adesso, abbiamo fatto gol, ci siamo sbloccati. Andiamo, continuiamo, cavalchiamo il trend, no? Cavalchiamo l'onda. Niente, c'è sempre il Torino invece, con Guidara. Pessina. Io ormai bevo. Non posso far altro che bere. Jungdahl, Armini, vediamo se si può fare. Aspetta, mi ha aperto questa pagina, ma che... Niente, Football Manager, non ci interessa. Rabbi. Belmonte. Ricci. Un filtrantino, qualcosa, Ricciuzzo mio. Mattiello. Mattiello in mezzo, Colomba. Che sfiga maledetta. E poi Startro a Ricci. Ma porca miseria. Ma manca a porta vuota, ragazzi. Dai, su. Niente. Non succede nulla. Proprio una disperazione totale. Allora, finisce il primo tempo. Lancia la bottiglia. Non mi soddisfa per niente quello che abbiamo visto. Possiamo ricominciare. Ci spostiamo con una mentalità addirittura offensiva. Comunichiamo che vogliamo vedere di più alla squadra. E come al solito non succederà una mazza, ragazzi, ve lo dico io. Io direi anche che arrivati al 60esimo, ultima azione, no, niente. Non succede mai niente, non è possibile. Allora, spostiamo i terzini con una mentalità offensiva. Sia Colina che il buon Mattiello, entrambi ammoniti, tra l'altro insieme a Pirola. E poi proviamo Galano per Ricci. Qui sull'ala destra. E proverei anche Maldini per Rabbi. Conferma, dai, va. Nulla, il dramma assoluto. Molto offensivo. Cioè, ora, io capisco il non segnare, lo capisco benissimo, ma il non vedere neanche un'azione, ma è possibile secondo voi? Con una mentalità molto offensiva. Tutti in attacco, niente. Cioè, il secondo tempo, ragazzi, zero azioni chiave. Con una squadra... Vabbè, va, lasciamo sta. Lasciamo perdere, ragazzi. Zero. Io non volevo il gol. Ma almeno vedere 2, 3, 4 azioni. Perché quando, come dico sempre, quando siamo noi... che stiamo vincendo e dobbiamo tenere il risultato, ci sono 400 azioni. Una volta che siamo noi due a recuperare, non ce n'è neanche una, ragazzi. È pazzesco, questo è pazzesco. Io non so se si possa chiamare bug, si possa chiamare casualità. Però intanto è sempre così, no, non si scappa. Vabbè, purtroppo perdiamo anche questo scontro diretto in classifica. Questo ci affonda ovviamente perché era
Una partita dovevamo, una ne dovevamo vincere, o perlomeno non perdere, mi accontentavo anche del pareggio, però purtroppo non si può fare, non si può fare. Adesso andiamo a sfidare l'Inter, che peggio me sento. Ci vediamo non appena ci saranno le formazioni per la partita contro l'Inter, ragazzi, anche se non mi aspetto nulla di buono. Ecco, hanno vinto pure 4-0 contro il Milan, perfetto, sicuramente andremo a fare benissimo, siamo pronti, in trasferta pure, sì, domani, ciao! E rieccoci qua, pronti a farci prendere schiaffi dall'FC Internazionale Milano, che sono al momento primi, stanno giocando per lo scudetto, siamo anche a Milano, quindi ragazzi, preparate i popcorn, perché qua chissà, il pallottoliere, già guarda, no, purtroppo non ne ho, perché se no l'avrei preso. Prepariamoci alla disfatta più assoluta. Oh, che bellezza. Io la lascio, anzi, mi metto offensiva. Sì, tanto persa per persa, ragazzi. Ci voglio provare. Non mi voglio chiudere stavolta. Non ha senso assolutamente, perché tanto l'avremo o positiva o difensiva o super difensiva. Questa è una partita che non vinceremo mai, soprattutto con lo stato di forma attuale. Però offensiva magari, avete ragione, offensiva forse è troppo esagerato. Con positiva magari ce la possiamo giocare. Basta, la formazione resta questa. Io andrei a mettere piuttosto Galano per Ricci, che non mi è piaciuto. Lo stesso Rabbi, mettiamo Maldini. Maguire non è ancora in forma, anche perché Colombo è l'unico che là davanti cerca di fare qualcosa di interessante. Il centrocampo è così. Masciangelo a sinistra per Colina. Così, vorrei fare un po' di rivoluzione. Iniziamo la partita. Per quello che può contare, ovviamente. Stacca la musica, che bellezza. Sempre Antonio Conte, allenatore nerazzurro, mani sui fianchi. Siamo davvero sfavoriti, perciò andate là e fate quello che cazzo non vi pare. Anche bello San Siro fatto qui su FM. Vediamo dopo quanto arriva il primo gol nerazzurro. Il primo tiro arriva dopo 7 minuti. Vediamo il primo gol, dopo quanto arriva. Oh, due tiri da Ravenna, oh, attenzione ragazzi. Certo, Pirola e Mattiello ammoniti, però. Quattro tiri da Ravenna, oh! Cioè, forse stanno tirando da centrocampo per far aumentare le statistiche. Anche perché non hanno preso la porta a mezza volta. Oh, intanto. Senza né leggere né scrivere, siamo alla mezz'ora. 5 tiri dell'Inter, 4 tiri del Ravenna. Cioè, abbiamo fatto più tiri contro l'Inter in trasferta che contro il Torino in casa. Per farvi capire che. Vabbè. Bravo Jundal. Belmonte. Guarda, ora mo perde palla. Ci scommetto quello che volete. Perde palla e parte l'Inter. Ma lo so, ragazzi. Ve l'ho detto, non si può mai e poi mai vedere un'azione della propria squadra. Quando si è contro una grande è sempre così. Sempre così. Vabbè, un difetto storico di questa serie che c'è solo da 40 anni, perché fissarlo ovviamente, no? Anzi, solo 1-0 il primo tempo, mi aspettavo di peggio. Non ci soddisfa per niente quello che abbiamo visto. E andiamo avanti. Però vedete, con la mentalità offensiva o positiva, che siamo riusciti perlomeno a fare 6 tiri. Certo, la porta non abbiamo preso manco di striscia. Attenzione, perché c'è Maldini. In mezzo, Colombo, è fuori gioco. Ma che cosa mi dici a me? Ma che ti pare? Che non lo so, che ti pare che io non lo so che è fuori gioco? Ma certo, rete annullata, ma certo, era ovvio. Era ovvio, perché quando il miracolo accade che riesce a segnare contro l'Inter è fuori gioco, è normale. È ovvio, ragazzi, ma proprio ci avrei scommesso la casa. Ecco, dai, su, fate sto 2-0 e ci leviamo sto pensiero, su. Va, che rigore, che cos'è? Rigore, che fate? No, ma che è un tiro al bersaglio. Peccato, perché comunque la squadra non è che abbia demeritato troppo il Ravenna. Però non sono queste le partite dove dovremmo cercare di vincere, sinceramente. Potevamo pensarci contro il Torino. Allora, io leverei qualcuno qua in difesa, ragazzi, perché tutte stiamo uniti, non mi fanno dormire sonni tranquilli. Quindi leverei anche il buon Armini, che meritava l'ammonizione, e anche è quello che sta giocando peggio di tutti. Mettiamo Jerbic, conferma la formazione. Sì, perché già lo vedo che giochiamo in 10. Ancora però il Ravenna, ben propositivo. Ecco, appunto, Lukaku, ve l'ho detto, tanto sempre azione loro.
Può essere anche, guarda, può essere anche il rigore per il Ravenna. Sono convinto che il portiere l'andrebbe a parare per poi far partire il contropiede nerazzurro. Sono sicuro, perché è sempre così. Vabbè, salta, salta. Questa partita non fa testo, non era... non potevamo sperare in un risultato positivo. Quindi va bene così. Però almeno un'azione del Ravenna l'abbiamo vista effettivamente. Già dovremmo essere soddisfatti. Vabbò, vabbò. 3-0, ve l'avevo detto, c'era il pallottoliere da preparare. Allora, mettiamo Ricci per Maldini, che ha anche ammonito. Un grande derby anche per Daniel. Il Ravenna che adesso perderà palle e farà partire il contropiede nerazzurro Masciangelo. Petriccione. Ma forse no, questa la fa fare, perché già tanto sul 3-0 non possiamo, anche se dovessimo segnare non avremmo speranze comunque. No, invece no, parte comunque, è giusto così, è giusto così. Parte comunque il contropiede dell'Inter. Ci stava ragazzi, ci stava. Ci stava, ci stava. Vabbè, 4-0. Dai, andiamo. Ah, guarda, mi metto difensiva perlomeno. Salta, va. Meritatissima, per carità, vittoria dell'Inter. Non è che dico no, di no. Però ogni tanto un'azione nostra faccela vedere, anche per far finta di farci contenti, che ne so. Vabbò, niente da fare. Non possono dare il vostro coraggio, sono demotivati. Neanche loro sanno quello che vogliono. Ma fatto sta che qualunque cosa gli dici non va mai bene. Adesso, adesso, adesso. Questo era un episodio difficile, lo sapevamo. Ci aspettavamo magari un risultato positivo contro il Torino, non è arrivato, però perlomeno abbiamo pareggiato contro la Roma, quindi non è una disfatta totale. Siamo sempre sedicesimi, quindi significa che anche le nostre concorrenti hanno perso, anzi però vediamo se hanno giocato più che altro, forse non hanno giocato, sì, infatti il Verona e il Torino devono ancora giocare. Andiamo un attimo avanti, così, sì, siamo domenica, così sicuramente giocheranno di posticipo, li facciamo giocare e poi andremo a vedere tutti i vari resoconti. Ah, aspetta, facciamo anche, sì, fai sta riunione, tieni riunione positiva, abbiamo giocato molto bene. No, voi sapete che le cose non sono andate bene, ma abbiamo la capacità per cambiare rotta. Eh sì, tanto lo diciamo ogni volta, ma non cambia mai una mazza. Sì, lascia la riunione. Beh, erano tutti felici, però erano tutti contenti, meno male, perché sennò le cose non sarebbero andate molto bene. Adesso che abbiamo fatto sta riunione, le cose come cambieranno. Allora, ecco la classifica aggiornata. Siamo tutti a 28 partite giocate. Dunque, il Ravenna a 27 punti, a 2 di distanza soltanto dall'Hellas Verona e dalla Spal, che è distante 4 punti. Quindi ancora siamo fuori dalla zona di retrocessione, ma pericolosissimamente appesi a un filo. Il prossimo episodio invece andremo a vedere il Bologna in trasferta, proprio il Verona e il Cagliari. Quindi il prossimo episodio, ragazzi, è quello super mega decisivo. Se non vinciamo in queste almeno due di queste tre partite, o perlomeno almeno una è un pareggio, dai, 4 punti, niente, siamo fuori, perché non contro chi dovremmo vincere, Juventus, Milan, Lazio, non mi pare il caso sinceramente. Quindi il prossimo episodio o si fa la Serie A o si muore. Quindi detto questo, ragazzi, mi raccomando, un attimo passiamo alla nostra full cam, eccoci qua, fatemi sapere la vostra cosa sotto nei commenti, lasciate un bel like, un'iscrizione, fatemi sapere anche cosa ne pensate della prossima avventura contro il Sassuolo che arriverà a fine stagione. Io come sempre vi voglio bene, ci vediamo domani con un nuovo fantastico video, ciao!